Tutti negativi tamponi su ospite personale alla casa di riposo di Villa d'Ossola, primi 25 tamponi anche in quella di Domo. È polemica dopo le dichiarazioni di Preioni di Pasquetta sui medici di famiglia, critiche anche da colleghi del centrodestra. Riaprite il valico di Camedo Ribellasca, appello lanciato dall'Unione Montana Vigezzo, oggi in Ticino riaprono molte attività. Dopo lo stop per l'emergenza Covid è ripartita oggi l'attività allo stabilimento Travi e Profilati di Pallanzeno. La Croce Rossa di Domodossola è impegnata anche per le famiglie in difficoltà con la consegna di alimenti di prima necessità. Omegna, 40 anni dalla morte di Rodari, via libera da Fondazione Cariplo per il progetto di restyling di Forum e Parco della Fantasia. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale il consueto aggiornamento sull'emergenza sanitaria. Sono 1473, 101 più di ieri in totale i pazienti guariti in regione Piemonte. Il dettaglio provinciale: 78 più 8 rispetto a ieri nel Verbano Cusi-Ossola e 102 più 3 rispetto a ieri in provincia di Novara. Altri 1266 pazienti sono in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Veniamo ai pazienti deceduti. Oggi si registra un decesso all'ospedale di Domodossola, al San Biagio, un decesso Covid positivo. Si tratta di un uomo e sono 93 i decessi di persone positive comunicati nel pomeriggio in totale dall'unità di crisi per la regione Piemonte. Il totale complessivo ora a livello regionale è di 1969 deceduti. Di questi 88 nel Verbano Cusi-Ossola e 194 a Novara. La situazione dei contagi: i contagiati a livello regionale sono 17.773, 527 in più rispetto a ieri, di questi 893 nel Verbano Cusi-Ossola e 1640 in provincia di Novara. I ricoverati in terapia intensiva sono 369, i ricoverati non in terapia intensiva 3.335, le persone in isolamento domiciliare 9.361 e i tamponi diagnostici sinora eseguiti sono 74.060, di cui 38.086 risultati negativi. Ed ora una buona notizia: sono stati effettuati i tamponi su ospiti e personale della casa di riposo di Villa d'Ossola e sono tutti negativi. Tutti negativi i tamponi su operatori e ospiti alla casa di riposo di Villa d'Ossola. Oggi sono arrivati i referti delle analisi che hanno riguardato tutte le persone che alloggiano e che lavorano presso la struttura, 34 operatori e 34 nonnini. Abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo, siamo stati fortunati, è un virus subdolo, afferma la direttrice Cecilia Quagliaroli, che ringrazia la cooperativa Universis, il direttore sanitario Villani e il personale che, sottolinea, ha tenuto un comportamento più che corretto anche a casa, con grande senso di responsabilità. Un risultato ottenuto, insomma, grazie ad un importante lavoro di squadra. Non ultima ha pesato, credo, la decisione di chiudere con anticipo, aggiunge Quagliaroli, con importanti riduzioni agli accessi esterni e misura della temperatura corporea già dal 23 febbraio e con la chiusura totale dall'8 marzo. Costante è stato anche il confronto con l'amministrazione comunale. Siamo felici, dichiara il sindaco Bruno Toscani, questo risultato è il frutto della professionalità di chi gestisce la casa di riposo. Abbiamo sempre lavorato gomito a gomito, abbiamo guardato a questa struttura sempre con un occhio particolare, conclude, perché qui ci sono le nostre radici, i nostri genitori e i nostri nonni. Sono stati eseguiti ieri anche i primi 25 tamponi presso la casa di riposo di Domodossola, sempre diretta da Quagliaroli. Al momento i risultati sono confortanti, spiega, ma aggiunge che in questo caso gli ospiti sono 62 ed altrettanti sono gli operatori. Mancano ancora quindi un centinaio di tamponi che dovrebbero essere fatti tra la fine di questa e la prossima settimana.
Premosello Chiovenda, osservato speciale dopo il caso RSA, ad oggi conta sul suo territorio 58 soggetti positivi al Covid. Nel conteggio sono inclusi gli ospiti della RIS e il personale sanitario che vi opera. In paese invece si contano 9 persone risultate positive al coronavirus. Tutti e 9 non hanno avuto contatti diretti o indiretti con la casa di riposo, struttura che diversamente da quanto ipotizzato pochi giorni fa continuerà a essere chiusa, lo sarà sicuramente fino a lunedì prossimo. Attualmente la casa di riposo di Premosello alberga 46 pazienti. I 15 risultati negativi sono stati trasferiti nel fine settimana all'eremo di Miazzina. Da ieri pomeriggio, spiega il sindaco Monti, è iniziata la sanificazione dei nuclei interni alla RIS, ovviamente quelli senza la presenza di ospiti. E ispezione di ASL, Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza al Covid Point di via San Vittorio a Intra, dove vengono effettuati privatamente test per il coronavirus. Il controllo è scattato nel pomeriggio di oggi. La Polizia Municipale ha sanzionato con 5.000 euro il centro dal momento che veniva effettuata la vendita al dettaglio di mascherine gel igienizzanti che non è consentita a uno studio medico. Nel frattempo l'ASL VCO ha acquisito tutta la documentazione e valuterà dal punto di vista sanitario l'attività svolta nello studio. Il centro promuove la somministrazione di test sul Covid-19 tramite il prelievo di una goccia di sangue con assistenza medica e formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come si legge sulla pagina Facebook della struttura. Raffica di critiche dopo le dichiarazioni di Pasquetta del consigliere leghista Preioni sui medici di famiglia. Sentiamo. Medici di famiglia sindacalizzati che si sarebbero negati ai loro pazienti, malati che per giorni e giorni li hanno aspettati senza avere risposte, un comportamento che non avrebbe aiutato a frenare il contagio nel VCO. La denuncia è di Alberto Preioni, capogruppo leghista Palazzo Lascaris. Sono parole scritte nero su bianco a Pasquetta. Il passo del comunicato non è sfuggito alla Federazione Provinciale dei Medici di Famiglia. Gli ha risposto Antonio Lillo. Forse lei non sa che dei 109 medici deceduti, ben il 40,9% sono medici di famiglia e medici di continuità assistenziale. Chiediamo e vogliamo quindi rispetto, dice. Lillo ricorda l'impegno per i pazienti nonostante le difficoltà per reperire DPI che dovevano essere forniti dall'ASL, il lavoro dei medici per procurarsi guanti, disinfettanti e mascherine, la consapevolezza della mancanza delle difese e dell'assenza delle armi. Lillo accenna i numeri del contagio locale dei medici di base, 3 ospedalizzati e 12 in isolamento o quarantena. La lettera a Preioni ricorda la strada tortuosa partita a marzo e avviata a conclusione solo la scorsa settimana per l'inizio delle cure a domicilio. Conclude Lillo, i medici hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità e parla di accuse infondate che hanno il solo scopo di far ricadere su di essi responsabilità da ricercare altrove. Le frasi di Preioni hanno avuto ripercussioni anche sul piano politico. Borghi tuona parole di inaudita gravità. Preioni è un pubblico ufficiale, se ha conoscenza di medici che, come dice lui, si sono negati, ha il dovere di circostanziare il fatto presso gli organi competenti. Se invece tali circostanze non fossero provate e l'affermazione assumesse il carattere di una generica e fumosa accusa non dimostrata, ha il dovere di dimettersi. All'onorevole Ossolano hanno fatto eco i segretari regionali e provinciali PD Furia De Ambrogi che chiedono a Cirio e Icardi di prenderne le distanze. Anche a Verbania oggi ci sono state reazioni di sconcerto, commenta il sindaco Marchionini. Quando si governa in una pandemia non fare errori è impossibile, ma reagire alle evidenti difficoltà in Piemonte con accuse a chi è in prima linea dimostra superficialità e arroganza. Grazie ai medici di famiglia. Affermazioni gravi e inaccettabili per l'assessore Rabaini, che dice ai medici anche di famiglia non hanno mai fatto mancare le cure a nessuno pur a mani nude. Scaricare su di loro quelle che sono state e sono le evidenti difficoltà riscontrate anche a livello regionale è inaccettabile e inevitabilmente deve aprire un'analisi sul ruolo di chi critica gratuitamente e immotivatamente. A fine giornata ieri la precisazione di Preioni, massima stima per tutti i medici di famiglia, poi ribadisce sono intransigente verso alcuni, pochi, sindacalisti sinistri che non perdono occasione di attaccare la nostra regione. E oggi un nuovo comunicato del leghista, i piemontesi vengono prima della politica, proprio ieri questa frase è già stata pronunciata in altro contesto ma oggi la ripeto volentieri per stoppare le critiche insensate che stanno arrivando al mio indirizzo e dell'amministrazione regionale. Siamo dalla parte dei medici e i fatti lo dimostrano, conclude.
E nella raffica di critiche nel VCO a Praioni anche colleghi di partito. Totale e incondizionata solidarietà ai medici di base del VCO e di Omegna, dice il sindaco Omegnese Paolo Marchioni della Lega. Addossare la colpa addirittura che è in prima linea in questa terribile emergenza e conta già numerosi caduti nello svolgimento del proprio dovere è del tutto esecrabile, aggiunge il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi, esponente di centrodestra. Duro anche l'ex consigliere regionale Roberto De Magistris. Da alcuni mesi uscito dalla Lega, non condividevamo le candidature imposte dai vertici della Lega. Sono ormai evidenti le prove che testimoniano che avevamo ragione. Per il Comitato Salute VCO, dal consigliere leghista, una becera propaganda e solo ingiustificabili accuse ai medici. Qualcuno dica a Preioni di fermarsi. Dichiarazioni gravi e superficiali, quelle di Preioni, secondo il PD Domese, che invita tutto il Consiglio Comunale, a partire dal sindaco Pizzi, a prendere le distanze. Oggi il Ticino, il Canton Ticino, ha ripreso diverse attività. L'Unione Montana Valle Vigezzo chiede la riapertura del valico di Ponte Ribellasca. Riaprite il valico di Camido Ribellasca. L'appello viene lanciato dall'Unione Montana Valle Vigezzo proprio oggi che in Canton Ticino riaprono molte attività. E così il presidente Paolo Giovanola ha preso carta e penna e inviato una missiva ai presidenti di regione e provincia e al prefetto del VCO, nonché ai parlamentari locali Montani e Borghi, Cristina, Crippa e Gusmeroli e all'europarlamentare Alessandro Panza. Oggi, martedì 14 aprile, si legge nella missiva, nel Canton Ticino riaprono una serie di attività lavorative che coinvolgono numerosi lavoratori frontalieri provenienti in primo luogo dalla Valle Vigezzo, ma anche da altri comuni ossolani. I comparti interessati risultano essere quelli relativi al giardinaggio, alla manutenzione del territorio, all'impiantistica elettrica ed idraulica, oltre alla mai interrotta attività per coloro che operano in campo sanitario e nei servizi di prima necessità. Un ritorno al lavoro che crea alcuni timori. Questa decisione assunta dalla Svizzera, scrive ancora Giovanola, preoccupa per due serie di problematiche. La prima legata al rischio di contagio tuttora presente, rispetto all'evitare il quale si richiede la massima attenzione nel prevedere che ogni lavoratore sia provvisto di dispositivi di protezione individuale e gli venga garantito il lavoro mantenendo le distanze di sicurezza. La seconda riguarda la riapertura più volte richiesta del valico di Camido e Ponte Ribellasca, la cui chiusura non è paragonabile a quella imposta ad altri piccoli valichi tra Italia e Ticino che si trovano nei pressi di soluzioni alternative. Nel caso specifico, puntualizza Giovanola, i frontalieri si ritrovano costretti a percorrere la Canobina, una strada decisamente più lunga e tortuosa, per poi, una volta giunti a Cannobio, andare ad intasare la dogana di Piaggio Valmara, creando lunghe code dovute ai controlli. Da qui la richiesta dell'Unione Montana Valle Vigezzo di riaprire al più presto il valico di Ribellasca. E l'onorevole Azzurra Mirella Cristina raccoglie l'appello lanciato dall'Unione Montana Valle Vigezzo, scriverà alla presidente della Confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere la riapertura del valico che collega l'Ossola con il Canton Ticino. Molte fabbriche hanno ridotto il personale durante il picco dell'epidemia e ora si accingono a riprendere l'attività, oggi più che mai con la lenta ripresa lavorativa in Italia e in Svizzera, spiega l'onorevole Cristina, vengono meno le esigenze di controllo e di far confluire alle frontiere principali i passaggi dei frontalieri. Possono essere quindi riaperti i valichi minori, ma di grande importanza per i nostri lavoratori, conclude la deputata. E a proposito di ripresa delle attività dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria, ha ripreso l'attività anche la Travi e Profilati di Pallanzeno. Travi e Profilati di Pallanzeno è ripartita oggi con la produzione, dopo lo stop imposto dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio recanti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19. La ripartenza dell'attività produttiva dello stabilimento ossolano assume una particolare importanza nella sua funzione di supporto alla filiera dei grandi costruttori e produttori a livello nazionale, che rientrano in quelle ritenute essenziali dalle recenti disposizioni del governo. Travi e Profilati negli ultimi anni aveva già organizzato le strutture produttive di tutti i reparti con un elevato standard di sicurezza per i lavoratori e proprio in questi giorni ha definito un ulteriore protocollo di intesa
con le organizzazioni sindacali e i medici competenti per garantire in questa fase di emergenza la massima attenzione per la sicurezza dei lavoratori in relazione al rischio di contagio. Lo stabilimento di Pallanzeno conta oggi oltre 200 dipendenti e produce profili speciali per macchine agricole ed industriali e delle travi ed angolari da costruzione. Dal 2008 fa parte del gruppo Duferdo Finnucor, leader italiano e fra i primi in Europa nelle travi e nei profili speciali per macchine agricole, e dal 2014 è attivo anche negli acciai di qualità. La capacità produttiva del gruppo, che conta circa 800 addetti, è pari ad 1 milione di tonnellate di acciaio tra semiprodotti e laminati. Poche le infrazioni contestate in Ossola nel periodo pasquale nei confronti di chi ha violato le ordinanze sul coronavirus. La polizia locale dei comuni di Ornavasso e Vogogna ha sanzionato una coppia proveniente dalla Lombardia e diretta in valle a portare alcune arnie contenenti delle api e un pescatore trovato a lanciare l'esca nelle acque del fiume Toce. Qualche sanzione è stata inflitta dai carabinieri forestali del Parco Nazionale della Val Grande, che hanno controllato alcune persone sorprese a camminare o a transitare sulle strade dei comuni compresi nell'area protetta. Ed ora andiamo a Verbania, parliamo di sanificazioni in città ma anche di distribuzione delle mascherine. Proseguono le sanificazioni in città, in particolare l'intervento di Conservicio da venerdì riguarderà le vie adiacenti alle RSA Müller, Sacra Famiglia e San Rocco. Da questa mattina intanto gli operatori di Conser stanno pulendo i cassonetti condominiali, che sono toccati da diverse persone e quindi potrebbero rivelarsi veicoli di contagio. Oggi e domani si concentreranno sulla zona di Sant'Anna per poi proseguire con la Sassonia e poi con il resto della città. L'amministrazione comunale aggiornerà di settimana in settimana l'andamento dell'intervento. Prosegue anche la consegna dei buoni spesa con il contributo del governo. Al momento l'amministrazione comunale ne ha consegnati già 580 a verbanesi in difficoltà economica. C'è ancora un terzo delle risorse a disposizione che devono essere assegnate e distribuite. Sul fronte delle mascherine ne sono state consegnate in 105 condomini grazie alla collaborazione tra Conservicio e gli amministratori condominiali. A Fondo Toce, Unchio, Possaccio, Suna e Trobaso è in corso la distribuzione da parte di volontari e personale comunale. C'è stato qualche disguido, cercheremo di migliorare, commenta il sindaco Silvia Marchionini. Le situazioni di urgenza verificata vanno segnalate e cercheremo di recapitarle a casa. Stiamo attendendo l'arrivo di un nuovo stock precedentemente ordinato. Ce ne sono comunque 400 lavabili e certificate alla farmacia comunale. Per la scuola nei prossimi giorni saranno consegnati alcuni tablet per garantire il diritto allo studio dei ragazzi con famiglie in situazioni di difficoltà. Saranno 10 al Ferrini, 20 a VCO Formazione e 7 al Cobianchi. Giovedì scorso ne erano stati consegnati altri 10. Invito, aggiunge il sindaco, a rispettare le norme di distanziamento sociale anche nei condomini e a usufruire della spesa a domicilio istituita. Controlli serrati sono in corso nei supermercati per verificare i clienti, raccomandato l'uso della mascherina. Qualche lavoro di manutenzione del verde delle strade sta ripartendo per trovarci preparati fra 3 settimane. Restate a casa e grazie per lo sforzo che state tutti facendo. Marchionini sta anche lavorando per trovare posti in strutture ricettive per pazienti Covid in quarantena che non hanno spazio sufficientemente a casa. Alcuni albergatori mi hanno già comunicato la loro disponibilità, spiega, è un progetto ambizioso. Aspettiamo la fine della settimana per un bilancio del monitoraggio dei pazienti seguiti con le cure a domicilio. Distribuzione di 6.000 mascherine per i 77 municipi del VCO destinate alla macchina comunale da parte della Protezione Civile Provinciale, come da indicazioni dell'unità di crisi regionale. E Protezione Civile è impegnata anche nella distribuzione di mascherine alla popolazione acquistate da amministrazione comunale e privati. È il caso di Omegna. A tutti gli anziani e tutte le persone sopra i 65 anni abbiamo deciso di donare delle mascherine. Molti volontari, tra cui anche i dipendenti comunali che si sono messi a disposizione, hanno acquistato singolarmente le mascherine e da oggi sono in distribuzione grazie al supporto. Quartiere per quartiere continueremo nei prossimi giorni fino a che non avremo finito. Chi non le ha ricevute ancora in questi giorni, abbia pazienza che arriveranno entro fine della settimana. Mascherine chirurgiche sono state acquistate dall'amministrazione comunale? Mascherine chirurgiche sono state in parte donate, in parte acquistate dall'amministrazione comunale.
quindi in maniera tale che non sono tutte acquistate, ma ringraziamo chi ce le ha donate in maniera anonima e ci permette di supportarci e di fornirle ai cittadini senza incidere più di tanto sulle casse. Tra l'altro invece nei prossimi giorni verranno sempre distribuiti dall'amministrazione, donati anzi, al personale del 118 dei camici particolari. Esattamente, stiamo cercando anche di supportare quelle che sono le richieste delle varie associazioni, delle varie enti, tra cui 118 che è appunto in difficoltà perché hanno un utilizzo grandissimo di camici e di altro materiale, quindi anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte e di donar loro un certo numero di camici per poterli aiutare nella loro attività. Colgo anche l'occasione per fare l'appello a tutti i cittadini che hanno voglia di darsi da fare, di dare una mano, di contattare il comando dei vigili, perché siamo sempre in cerca di volontari per protezione civile, ne abbiamo già un certo numero, ma se qualcuno in più volesse abbiamo sempre bisogno. Sono arrivate ieri subito la consegna. Mauro Loce e il figlio Marco, titolari della Loce di Gravellona Toce, hanno donato alla prefettura di Verbania 10.000 mascherine chirurgiche destinate alle forze dell'ordine di tutta la provincia e al personale prefettizio. Dicono: siamo veramente orgogliosi di aver potuto dare un piccolo aiuto in questo surreale momento di grande emergenza, un aiuto rivolto specialmente a coloro che con scarsità di mezzi si prodigano quotidianamente per la tutela e salvaguardia di tutti noi cittadini. La Croce Rossa di Domodossola è impegnata non solo sul fronte sanitario, ma anche per l'aiuto alle famiglie in difficoltà economica con la consegna di generi alimentari di prima necessità nella giornata di martedì. Un'altra attività importante di Croce Rossa, che non è solo emergenza sanitaria, quindi non siamo solo Sirena e Lampeggianti, è quella che si svolge di martedì, e oggi è proprio martedì, in cui settimanalmente noi offriamo sostegno alle famiglie che si trovano in un momento di difficoltà distribuendo loro alimenti di prima necessità. Non abbiamo sospeso neanche in questo momento così critico di tenere conto di questo tipo di esigenza del territorio. Ci siamo però dovuti organizzare ovviamente in maniera diversa. Mentre prima il tutto avveniva all'interno della sede, adesso abbiamo cercato comunque di andare loro incontro in una situazione sempre protetta, ma senza rinunciare a dare il nostro piccolo supporto. I volontari si sono messi comunque a disposizione. Abbiamo un'affluenza ad ogni modo sempre di un numero di unità che va dalle 6 alle 12 persone, che però rappresentano dei nuclei familiari, quindi alla fine numericamente il discorso diventa ben più importante. Un'altra cosa che abbiamo aggiunto è un servizio assolutamente nuovo che abbiamo messo in campo portando la spesa oppure i farmaci a casa delle persone che con un numero di telefono loro dedicato ne fanno richiesta. Ci siamo rivolti ai supermercati che Croce Rossa Nazionale ci ha indicato e alle farmacie che insistono sul territorio di Domodossola, ed è un servizio attivo già da una settimana. Da questo punto di vista abbiamo reclutato questi volontari temporanei che insieme a uno dei nostri volontari portano la spesa a casa. A 40 anni esatti dalla morte di Gianni Rodari, è mancato proprio il 14 aprile, una bella notizia per i luoghi cittadini che ricordano lo scrittore e la sua grammatica della fantasia. Via Libera di Fondazione Cariplo, il progetto di riqualificazione da oltre 550.000 euro per Forum e Parco della Fantasia di Omegna. 40 anni fa, il 14 aprile 1980, moriva Gianni Rodari. A distanza di 40 anni c'è però una bella notizia per la città di Omegna, per il Parco della Fantasia, per il Forum, tutte zone che sono collegate direttamente a Rodari.
c'è un finanziamento importante che contribuirà a un vero e proprio restyling di tutta quest'area. Sì, esatto, come dice Rodari è proprio vero, mai farsi spaventare dalla parola fine, perché 40 anni fa moriva questo genio, ma oggi, a 40 anni esatti dalla sua morte, rinasce un'idea, perché grazie soprattutto a Fondazione Cariplo, che permetterà di realizzare un vero e proprio restyling di tutta la struttura Forum, un progetto che avevamo sottoposto alla Fondazione, noi come Fondazione Museo Arte Industria e l'amministrazione del comune di Omegna, un anno e mezzo fa circa, con l'idea proprio di fare del forum e di tutta l'area Expo Bianchi del cuore, di far diventare quest'area il cuore del Parco della Fantasia Gianni Rodari, quindi il posto dove contenere tutte le attività legate alla metodologia rodariana. E oggi ci è arrivata la notizia bella, cioè Cariplo ci sta, dice che il progetto è meritevole e quindi è tra i 14 progetti su 56 arrivati a Cariplo per il bando Beni Aperti che viene finanziato. Come cambierà quest'area? Gli interventi saranno molti, è un progetto da più di 550.000 euro dove Cariplo metterà 350.000 euro, il comune ne metterà 90.000, il restante lo metterà Fondazione Museo Arte Industria. Cambierà in questo modo radicalmente sia all'interno che all'esterno, perché verranno rifatti gli ingressi sud e nord dell'area Forum, verrà rifatto l'esterno, sia la parte del parcheggio che la parte del giardino, verrà migliorata l'area interna legata allo shop, al punto vendita, all'auditorium, alle sale museali, e sarà soprattutto uno spazio accogliente a favore di scuole, famiglie, adulti, persone locali, extralocali, turisti che vogliono venire a visitare Omegna, città di Gianni Rodari. Ed ora la poesia e i consigli di lettura di Mirko Zullo. È il momento di Virus Diversi. Virus Diversi, ben ritrovati, spero che stiate bene, che restiate a casa perché tutto passerà davvero presto. Oggi ci spostiamo a Firenze, siamo nei primi del Novecento e leggiamo, riscopriamo un poeta che è Aldo Palazzeschi, con la poesia Chi sono? Son forse un poeta? No, certo. Non scrive che una parola? Ben strana la penna dell'anima mia. Follia. Sono dunque un pittore? Neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico, allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia, nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Aldo Palazzeschi. Consiglio di lettura di oggi, una lettura leggera ma che ci fa viaggiare e nella sua semplicità è davvero profonda e contemporanea. Fabio Volo, Una gran voglia di vivere, edito da Mondadori. Noi, come sempre ci diciamo, presto volteremo la pagina a tutto questo e per ora restiamo a casa e voltiamo queste assieme. L'incontro con i nostri sacerdoti oggi è con noi Don Giorgio Borroni. Ai piedi di questa cappella, che raffigura delle donne che piangono sulla via della croce guardando Gesù che sale verso il luogo della crocifissione, ecco, vorrei ricordare le parole del Papa di ieri proprio riguardo alle donne, il coraggio delle donne, queste donne che sono protagoniste molte volte in situazioni difficili, in situazioni fragili. Ecco, tante donne di cui abbiamo veramente testimonianze molto belle ci ricordano davvero questo coraggio oggi ma anche ieri. E così, pensando al coraggio delle donne, mi è venuto di ricordare questa donna che nel 1992 ha ricevuto il Nobel per la pace, Rigoberta Menchú. Forse ricordata da pochi, e pensate, a 33 anni, una donna che oggi ha 61 anni, nel 1992 a 33 anni riceve questo riconoscimento per la sua battaglia contro tutte quei soprusi verso le minoranze, il suo impegno per la giustizia sociale. Rigoberta Menchú è il simbolo di tante altre donne che ancora oggi lavorano, lottano per la pace. Il coraggio delle donne, un bel messaggio che il Papa ci ha ricordato, un messaggio che ci portiamo in questo tempo pasquale.
Siamo ai saluti. Per tutti gli aggiornamenti vcoazzurratv.it e le nostre pagine social, grazie per essere stati in nostra compagnia e restate con noi e restate a casa.